Buongiorno a tutti e bentornati a questa seconda edizione di Danzare con la Tempesta. Siamo al secondo appuntamento. Oggi abbiamo un ospite veramente molto speciale che necessita una presentazione speciale, per cui abbiamo anche una piccola sorpresa che non era stata premeditata, ma che è giunta questa mattina. E Danzare con la Tempesta nasce nell'ottica di creare una nuova visione, una visione della medicina che reintegri l'anima, che recuperi l'anima. E per farlo abbiamo bisogno di aprirci anche a una visione transpersonale, a un'ottica transpersonale dell'individuo. Faccio questo breve cappello introduttivo perché Anne è proprio una madre di questi aspetti transpersonali del vissuto dell'essere umano. Quindi è importante assolutamente riconoscerli per recuperare tutto quello che in realtà è integrare, tutto quello che in realtà è esperienza dell'essere umano e non solo dal punto di vista occidentale, ma anche da quella che è la prospettiva delle culture native. Infatti, se noi prendessimo tutto ciò che stiamo raccontando in Danzare con la Tempesta e lo raccontassimo, lo portassimo a una popolazione nativa, questi ci direbbero semplicemente bentornati a casa, perché fondamentalmente stiamo cercando di recuperare antichi paradigmi per crearne di nuovi. E in quest'ottica, proprio con un bentornati a casa, da casa ci connettiamo con Daniela Muggia. Eccola. Ciao a tutti. Ciao Daniela. Ciao. Come stai? Bene, grazie, molto felice perché siamo partiti da un progetto piccolo che si sta ampliando solo grazie all'entusiasmo che sta destando in giro e quindi anche i nuovi relatori che entrano sono portati da questo entusiasmo. Allora, non sono qua in realtà per nulla in veste di edizioni Amrita. Quello che volevo dirvi è proprio a titolo personale. Io ho conosciuto Anne quando facevo tutt'altro nella vita, era il lontano 1981, eravamo ciascuna per gli affari suoi, non ci eravamo mai viste sull'Himalaya, abbiamo fatto un viaggio terribile che ci ha letteralmente buttate fisicamente una sopra l'altra perché le curve di questi allucinanti pullman erano tali per cui quelli che sedevano a destra cascavano su quelli di sinistra e la curva dopo succedeva il contrario. Non siamo più da allora, non siamo più riusciti a separarci veramente, quindi lei già scriveva, ma ha continuato a scrivere. Noi abbiamo aperto una casa editrice a causa dei libri che all'epoca lei e Daniel Mauroy, non conoscevamo altri autori in quel tempo, scrivevano. Ma quello che voglio dire è questo, che ci sono degli incontri e io veramente mi auguro che gli incontri che voi fate qui con i danzatori della tempesta abbiano questa forza, no? Questa portata. Ci sono degli incontri che cambiano la vita e bisogna avere poi il coraggio di seguire questo cambiamento che se uno può sentire dentro di sé, non lo sente crescere ed è un po' come un film meraviglioso che circolava qualche anno fa, forse ve ne ricordate, si chiamava Sliding Doors, le porte scorrevoli, no? Tutte le volte che queste porte si aprivano o si chiudevano, un altro universo appariva agli occhi della protagonista. Io la mia idea di danzare con la tempesta è proprio questa: una serie di sliding doors che si aprono a voi tutti. All'epoca, per Anne e per me, si è aperta una grande sliding doors. Sono 40 anni che percorriamo quella porta aperta. Abbiamo in 40 anni vissuto insieme tempeste di ogni genere e siamo ancora qui. Con questo lascio la parola a Dan e buon ascolto a tutti. Ciao. Grazie Daniela, è bello sentire insomma come nascono certe realtà e di cui sono molto grato a questo punto di questo incontro, visto che anche i miei libri sono pubblicati da Amrita Edizioni. E adesso è il momento di far entrare Anne. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour Anne, comment ça va?
Buongiorno a tutti e a tutte, la traduttrice vi fa cucù. Eccola qua, la nostra traduttrice che è un po' nascosta, Francesca, la ringrazio perché anche grazie a lei che questo incontro è possibile, sarà molto semplice ascoltare quello che Anna ci vorrà spiegare, raccontare, mostrare, anche grazie a te. Quindi, semplicemente è nascosta dalla videocamera perché StreamYard ci stringe un pelino. Quindi, insomma, sappiate semplicemente che c'è e che è lì. Grazie. Bienvenue, Anne. Merci d'être ici. Merci. Alberto, bonjour. Anne. Bonjour à tous et à toutes. Allora, grazie Alberto, buongiorno. A Daniela, bien sûr. Grazie Daniela, buongiorno a tutti e a Allora. tutte. Vorrei semplicemente mostrare i due libri di Anne, dei temi di cui tratterà oggi. Sono Forme Pensiero 1 e Forme Pensiero 2. Sono le vecchie edizioni che ho perché questi due libri io li ho comprati molti anni fa. In effetti ho avuto modo di incontrare attraverso i suoi scritti Anne quando avevo circa 15 anni. Perché ero in ricerca e stavo cercando di capire alcune esperienze che mi stavano accadendo e ho avuto la fortuna appunto di incontrare Amrita Edizioni e lei più o meno in quel periodo lì. Parlerà appunto di Forma e Pensiero. Il suo intervento è proprio dedicato a questo, cioè a renderci conto di come le forme pensiero, ci spiegherà anche che cosa sono, possono influenzare la nostra quotidianità, soprattutto in un momento come questo, dove ci stiamo dedicando alla danza con la tempesta, a danzare con la tempesta, perché siamo probabilmente attorniati da forme pensiero. Che cosa sono e perché ci influenzano, ce lo spiegherà Anne. Oui, alors donc effectivement, je vais vous parler de ça. Je voulais d'abord vous dire que j'étais très heureuse d'être parmi vous. Allora, adesso vi parlerò di questo. Volevo innanzitutto dirvi che sono molto felice di essere qua tra di voi. Et puis, ce qu'a dit Daniela sur notre rencontre depuis donc de longues années, avec beaucoup de tempêtes. E quindi quello che ha detto Daniela sul nostro incontro, che è avvenuto da tanti anni con molte tempeste in mezzo, Ça peut montrer à tout le monde qu'on peut traverser toutes les tempêtes. può mostrare a tutti che possiamo attraversare qualsiasi tempesta. Et en sortir de plus en plus grandi. E venirne fuori sempre più grandi, cresciuti. Alors là, effectivement, bon, moi, à une époque, donc, en passant dans les annales akashiques, en passant dans la mémoire du temps. Quindi io in un'altra epoca, sono passata nella memoria del tempo, negli annali akashici. J'ai pu retrouver une époque où j'avais vécu à l'époque de Jésus et où j'étais thérapeute essénienne. Quindi ho potuto ritrovare un'epoca in cui ero vissuta all'epoca di Gesù ed ero stata terapeuta essena. Et parmi dans les soins esséniens, il y a un élément qui est extrêmement important qui s'appelle les formes pensées. E nelle terapie essene c'è un elemento che è davvero importante e si chiama le forme pensiero. Alors, il faut savoir que les esséniens avaient un savoir au niveau santé. Dovete sapere che gli esseni avevano un sapere a livello della salute. Et qu'ils pouvaient apprendre les hommes comme les femmes pendant plus de 10 ans. E potevano imparare questa tecnica gli uomini e le donne per almeno una decina d'anni. E Et pendant ces 10 années, ils apprenaient toute l'anatomie physique. durante questi 10 anni imparavano tutta quella che è l'anatomia fisica, Mais en même temps, toute l'anatomie subtile. ma contemporaneamente anche tutta quella che è l'anatomia sottile. Et c'est pour ça que pour eux, la maladie, ça n'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur. Ed è per questo che per loro la malattia non è qualcosa che veniva dall'esterno. C'est pour ça que quand on parle qu'on attrape une grippe, qu'on attrape un virus, qu'on attrape une maladie, Per quello che quando diciamo che prendiamo una malattia, prendiamo un virus, prendiamo un'influenza e così via. pour un thérapeute, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi, parce qu'on n'attrape pas comme ça comme on attraperait un ballon de l'extérieur. Per un terapeuta non vuol dire un granché, perché non prendiamo qualcosa come prenderemo un pallone al volo. C'est plutôt quelque chose, c'est parce qu'on a ouvert la porte par nos pensées, par nos formes pensées, que quelque chose peut arriver et peut affaiblir notre immunité. In realtà è perché noi abbiamo aperto la porta attraverso i nostri pensieri, le nostre forme pensiero, che qualcosa può entrare e abbassare la nostra immunità. Et c'est surtout là-dessus qu'on peut jouer en ce moment, parce que c'est vraiment l'époque, disons la période, où on peut parler de virus, où on peut parler d'immunité, où on peut parler
di forme pensée. Ed è, questa cosa è importante proprio adesso perché è il periodo in cui si può parlare di virus, di batteri, di immunità e di forme pensiero. Alors, je vais vous expliquer quand même ce que c'est qu'une forme pensée pour ceux qui ne connaissent pas. Adesso vi spiegherò brevemente che cos'è una forma pensiero per quelli che non le conoscono. C'est-à-dire que sur un plan subtil, c'est une cellule qui va se former. Su un piano sottile è una cellula che si forma. Qui se forme à peu près à un mètre de nous, de la personne. Che si forma circa a distanza di un metro dalla persona. Et dans cette cellule va contenir tout le vécu du moment où la personne a créé la cellule. E questa cellula contiene tutto il vissuto del momento in cui la persona ha creato la cellula stessa. Et une forme pensée ne peut se créer que parce qu'il y a une émotion forte. Una forma pensiero si può creare solo se vi è un'emozione forte. Et parce que aussi il y a une répétition de cette émotion. E poi anche perché c'è una ripetizione di questa emozione. C'est là où on va pouvoir rentrer petit à petit dans le processus et comprendre comment on peut se guérir, guérir la terre. O al contrario s'empoisonner. E in questo modo si può entrare nel processo e capire come possiamo guarire noi stessi e guarire la terra oppure autoavvelenarci. Alors une forme pensée ça peut se créer déjà quand on est dans le ventre de la maman. Una forma pensiero si può creare già mentre siamo nel ventre materno. Simplement parce que on a entendu les parents ou quelqu'un qui disait par exemple ah ça va être une bouche de plus à nourrir. Semplicemente perché magari abbiamo sentito i genitori o qualcuno che diceva ah, un'altra bocca da nutrire. O allora, ah, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Oppure perché abbiamo sentito, allora cosa facciamo? Lo teniamo? Non lo teniamo? O allora, se c'est une fille, ah, si ça pouvait être un garçon. O magari nel caso di una bambina perché ha sentito, ah, se fosse stato un maschietto. Alors, bien sûr, ça dépend de ce qu'on est venu travailler, nous. Ovviamente, questo dipende da cosa noi singolarmente siamo venuti a lavorare. Mais donc, cette forme pensée, ça va être la traduction de ce qu'on vit. Ma questa forma pensiero è la traduzione di ciò che viviamo. Je vais vous donner un exemple tout bête. Adesso vi do un esempio molto semplice. Que je donne souvent pendant les cours. Che spesso faccio nei miei corsi. Quand vous avez, vous naissez, par exemple, avec un poids trop petit. Quando nascete che siete molto piccoli, quindi anche un peso troppo piccolo. E cosa vuoi mettere nell'incubatore? E quindi vi mettono nell'incubatrice come i prematuri, per esempio? Vous pouvez très bien si vous êtes venu vivre par exemple un sentiment d'abandon, une peur de l'abandon. Se siete venuti qui sulla terra a vivere un sentimento di abbandono, la paura dell'abbandono, avoir une très forte peur que votre mère ou vos parents vous abandonnent. Potreste vivere in quel momento una gran paura che i vostri genitori o vostra mamma vi abbandonino. Donc et c'est là où c'est important, ça n'est pas une réalité. Ed è qui che è importante, perché questa non è una cosa reale, mais c'est une traduction de ce qu'on est en train de vivre. Ma è una traduzione di ciò che sta vivendo il bambino. Et ce qui est vécu avec beaucoup d'intensité, comme cette peur-là, par exemple. E ciò che viene vissuto con molta intensità, come quella paura, per esempio. Va créer cette cellule. Crea questa cellula. Et dans cette cellule va être contenu tout ce qui s'est passé à ce moment-là. E all'interno di questa cellula viene contenuto, vi è tutto ciò che è accaduto in quel momento, in quell'istante. Par exemple, si c'est si fait chaud, si fait froid. Per esempio, se fa caldo, se fa freddo. S'il y a des mains qui vous ont prises et qui sont rêches, rugueuses ou douces. Se le mani che vi hanno preso sono con delle rughe, sono lisce, sono dolci. Les voix, le son de la voix, est-ce que c'est une voix agréable, désagréable, est-ce que... Comment est cette voix? La voce, se la voce è piacevole o meno, se è rauca, com'è il tipo di voce? Vous aurez aussi dans cette cellule les couleurs qui sont autour de vous. In questa cellula vi saranno anche i colori che sono intorno a voi. Les odeurs. Gli odori. Les bruits. I rumori. Alors les bruits, par exemple, vous pouvez avoir le bruit de l'incubateur. Per esempio ci può essere il rumore dell'incubatrice. Vous pouvez aussi, on a connu des personnes qui ne supportaient pas les tuyaux et elles se sont souvenues dans une régression que c'était les tuyaux de l'incubateur. Ci sono delle persone che non sopportano i tubi e in una regressione hanno scoperto che quello la causa è perché erano i tubi dell'incubatrice, che no. Donc tout est contenu dedans, il y a même sur le plan de l'astrologie, enfin de l'astronomie aussi, comment sont placées les étoiles à ce moment-là, quelle époque. E quindi tutto vi è già dentro. Per esempio, anche a livello astrologico vi è come erano sistemate le stelle in quel momento, nel cielo.
Alors ça, c'est la première cellule. Et puis, le bébé que nous sommes va oublier toute l'histoire, forcément. Quindi tutto ciò è dentro questa prima cellula. Poi il bambino che noi eravamo dimentica. Parce qu'il est aimé par ses parents, parce qu'il est avec ses parents, il n'a pas été abandonné. Perché in realtà non è stato abbandonato, viene amato dai genitori e sta con i genitori. Mais imaginons que la maman ait un deuxième bébé. Ma immaginiamo che la mamma abbia un secondo figlio. Et qu'elle mette le premier chez la grand-mère. E che lasci il primo bambino dalla nonna. À ce moment-là, l'entité, l'enfant, va être touchée beaucoup plus que d'autres enfants autour de lui. In quel momento l'entità, il bambino, viene toccato molto più rispetto ad altri bambini nella stessa situazione. Parce que inconsciemment, ça va retoucher la même blessure, ça va retoucher la même histoire. Perché inconsciamente ritocca la stessa ferita, ritocca la stessa storia. La peur d'être abandonné, par exemple. In questo caso, per esempio, la paura di essere abbandonati. Et il faut savoir, et c'est là où c'est intéressant, à la fois c'est positif et pas. Ma bisogna sapere, ed è là che è interessante, perché da un certo punto di vista è positivo, ma anche un po' no. C'est que c'est nous qui créons nos formes pensées. Che siamo noi stessi a creare le nostre forme pensiero. Donc, dans un sens, on ne peut reprocher à personne d'autre que nous de nos histoires, enfin disons ce qui nous arrive. Quindi da un certo punto di vista non possiamo accusare nessun altro di ciò che ci accade. Et en même temps, bah, disons que voilà, on peut pas. Mais en même temps, on a la responsabilité de notre vie, et ça, c'est positif. Et al tempo stesso, abbiamo anche la responsabilità della nostra vita, e questo è l'aspetto positivo. Donc, quand vous avez cette première cellule, mais vous avez créé comme un bébé. Quando avete creato questa prima cellula, è come se aveste creato un bambino. Une entité qui a de la vie. È un'entità che ha una vita. Et cette cellule-là, elle a besoin de nourriture. E quindi questa cellula ha bisogno di cibo. Elle est pas là pour vous détruire, pour nous détruire. Non è là per distruggerci. Elle est juste là pour nous dire, mais regarde, j'existe. È là semplicemente per dirci, ma guardami, esisto. Regarde ma blessure, regarde ce qui se passe, il y a quelque chose à guérir. Guarda la mia ferita, guarda cosa sta accadendo, c'è qualcosa da guarire. E cette cellule, elle va faire comme un aimant, elle va commencer à aimanter à elle, à attirer à elle. E questa cellula fa come una calamita, inizia a attirare verso di sé. Elle va attirer des personnes. Delle persone. Elle va attirer des situations. Delle situazioni. Qui vont retoucher la blessure. Che ritoccano la ferita. Par exemple, l'enfant dont on parlait pour l'incubateur et la grand-mère. Per esempio, il bambino di cui abbiamo parlato prima, che quindi ha la ferita dell'abbandono collegata all'incubatrice, poi riattivata con la nonna. Quand il va aller à la petite école. Quando va alla scuola materna? Il va faire des amitiés. Avrà degli amici. E se un jour un ami, tout d'un coup, un de ses petits amis le quitte pour un autre ami. E se un giorno uno dei suoi amichetti lo lascia per andare con un altro amico. Il va souffrir beaucoup plus qu'un autre enfant. Soffrirà molto più rispetto a un altro bambino. Parce que c'est sa blessure. Perché è la sua ferita. Et puis, quand il va être adolescent ou adulte, ou jeune adulte. Poi quando sarà adolescente o un giovane adulto. Va attirer à lui des personnes qui finalement vont peut-être le quitter. Si attirerà delle persone che a un certo punto lo lasceranno. Et il va en souffrir davantage que d'autres. E soffrirà più di altre persone nella stessa situazione. Jusqu'à ce qu'à un moment donné il se dise mais j'en ai assez de répéter toujours les mêmes histoires. Finché a un certo punto non arriva a dirsi adesso sono stufo di ripetere sempre le stesse storie. Et c'est ça que cherche à dire la forme pensée. Elle dit regarde-moi, pouvoir me guérir. Ed è quello che cerca di dirci la forma pensiero, guardami per potermi guarire. O per poter guarire l'histoire che è derrière. O piuttosto per poter guarire la storia che c'è dietro. E donc petit à petit, donc il y a un enchaînement comme ça, la forma pensée va attirer à elle ce que les Esséniens appellent des entités maladies. Ça peut aussi se traduire par des maladies, bien sûr. E quindi queste cose si susseguono una dopo l'altra e la forma pensiero può attirare a sé quella che gli Esseni chiamavano entità malattia. E quindi si può arrivare sino alla malattia fisica. C'est ça, on a l'impression d'être libre, de faire ce qu'on veut. Noi abbiamo l'impressione di essere liberi, di poter fare ciò che vogliamo. Mais en fait, on est souvent géré par nos formes pensées. Ma in realtà siamo spesso gestiti dalle nostre forme pensiero. Parce que c'est qui vont toucher au niveau de notre travail. Perché loro ci toccano a livello e ci influenzano a livello del nostro lavoro. Par exemple, une personne qui va toujours être confrontée à des patrons ou à des chefs durs ou autoritaires. Per esempio, ci sono persone che si ritrovano sempre confrontate a dei capi che sono duri e autoritari.
Alors, ça peut être aussi au niveau affectif. Donc, comme je disais, l'abandon, le couple, enfin... Può essere anche a livello affettivo, come vi dicevo prima, l'abbandono, la coppia, le separazioni. Ça peut être aussi au niveau donc des maladies. Può essere anche a livello delle malattie. Et souvent, la forme pensée prévient. E spesso la forma pensiero ci avverte. C'est-à-dire qu'une forme pensée va en générer une deuxième, une troisième, une quatrième. Ossia, una forma pensiero genera una seconda, una terza, una quarta. Donc au début, elle est loin de nous. Elle va se placer loin de nous. Inizialmente si localizza lontano da noi. Et puis petit à petit, elle va générer d'autres formes pensées comme des bulles de savon. E piano piano genera altre forme pensiero come delle bolle di sapone. Qui reviennent petit à petit jusqu'au corps physique. Che si avvicinano una dopo l'altra sempre di più al corpo fisico. Et qui vont finir par toucher, créer un mal-être, une maladie. E che finiscono col toccarlo, creare un malessere o una malattia. Si n'ont pas été arrêtées avant. Se non sono state bloccate o risolte prima. Alors, je vous raconte l'histoire d'une personne qu'on connaissait, qu'on connaît. Vi racconto la storia di una persona che conosco. Pour bien que vous ayez l'image de ce que ça peut faire. Affinché abbiate più chiara l'immagine di come può funzionare una forma pensiero. Donc cette personne, elle arrive, donc c'était une de nos étudiantes. Era una dei nostri studenti. Et un jour, elle est bloquée par une sciatique, mais pendant plusieurs mois. E un giorno si ritrova bloccata da una sciatica che dura per vari mesi. Et elle nous dit, mais pourtant j'en ai eu plusieurs, des petites, à chaque fois ça s'est guéri. E ci diceva, ma io ne ho avute tante, più piccole, ogni volta poi guarivo. Mais là, celle-là, elle durait longtemps. Ma questa sta durando da mesi. Et puis à un moment donné, il y a une petite pause, elle est venue nous voir, on a fait un travail. E poi a un certo punto ha avuto una pausa da questa sciatica e quindi è venuta a trovarci e abbiamo fatto un lavoro con lei. Parce qu'il y a des soins sur les formes pensées. Perché ci sono, giustamente, delle terapie sulle forme pensiero. Et après ce soin, tout d'un coup, elle se souvient d'une histoire. E alla fine della terapia, improvvisamente, si ricorda di una storia. Et elle dit, c'est bizarre, à chaque fois que j'ai ce problème-là, c'est parce que je suis en insécurité affective. E lei dice, ma che strano, mi sono accorta che ogni volta che faccio una sciatica è perché mi sento prima in insicurezza affettiva. Je ne sais pas si je vais y arriver ou ce qui va se passer. Sento come che non so se ce la farò o chissà cosa accadrà. Et elle me dit, je me souviens, elle nous dit, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais 4 ans, 5 ans. E ci racconta che si ricorda che quando era piccola, aveva 4 o 5 anni. Une voisine de là où elle habitait. Una vicina di casa, di dove abitava. Est venue lui raconter l'histoire de sa naissance. Le ha raccontato la storia della sua nascita. Et elle lui dit, mais tu sais, quand tu es né, tes parents, tu as eu un eczéma géant. E gli ha detto, sai, quando sei nata, hai avuto un eczéma enorme. Quelques jours après. Qualche giorno dopo la nascita hai avuto un eczéma enorme. Et donc tes parents t'ont amené à l'hôpital. Quindi i tuoi genitori ti hanno portato in ospedale. Et les médecins ont dit, oh, cet enfant va mourir. E i medici hanno detto, ah, tanto questa bambina morirà. Et ta maman, en fait, tes parents sont revenus avec toi et puis t'ont posé dans le berceau. Et le lendemain, quand on est venu, tu étais vivante. E quindi i tuoi genitori sono tornati dall'ospedale e ti hanno messo nella culla. E il giorno dopo, quando siamo venuti a trovarti, beh, eri ancora viva. Et la petite fille a compris. La chose suivante. E la bambina ha capito la cosa che segue. Elle a compris dans sa tête, elle a traduit. Comme nella ça. Sua testolina di bambina ha tradotto. Elle a traduit, mais maman m'a amenée à l'hôpital, elle m'a reprise, elle m'a posée dans son berceau, elle a continué à faire sa vaisselle ou ce qu'elle avait à faire. Mia mamma è andata a recuperarmi all'ospedale, mi ha messo nella culla e poi si è rimessa a fare le cose che doveva fare, è andata a lavare i piatti. En attendant que je meure. Nell'attesa che io muoia. Et on lui dit quand même, tu as maintenant plus de 45 ans. Et la cosa che le abbiamo detto è, ma adesso hai più di 45 anni. Est-ce que tu as demandé à ta maman si ça s'était passé comme ça? Hai mai chiesto a tua mamma se era davvero accaduta così la cosa? Et elle dit, non, j'ai jamais osé parce que j'avais peur qu'elle me dise ça. E lei ha risposto, no, non ho mai osato perché avevo paura che mi confermasse che è accaduta veramente così. Et on lui dit, maintenant, est-ce que tu es d'accord pour lui poser la même question? Allora gli abbiamo detto, ma sei d'accordo nel fare la stessa domanda a tua mamma? E elle nous a dit, mais oui, 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 est-ce que tu es capable d'entendre que ça, peut-être ça s'est passé comme ça? Allora ti sentiresti in grado di sentire che magari è accaduto veramente in quel modo lì? Parce qu'elle dit surtout que mes parents m'ont beaucoup aimé, perché pas de problème avec eux. Ci raccontava che comunque i suoi genitori l'avevano molto amata e non aveva avuto problemi con i genitori. Donc le papa était mort. Il papà era già morto. E effettivement, elle retourne ad avoir sa maman e gli en parle. Quindi è tornata, è andata a trovare sua mamma e gliene ha parlato.
Et la maman lui dit, mais bien sûr que je t'ai posé dans ton lit. E la mamma gli ha risposto, ma sicuro che ti ho messo nella culla? E che j'ai continué à faire ce que j'avais à faire. E che mi sono messa a fare i doveri di casa, le cose che avevo da fare. Parce que je n'ai jamais cru un instant ce que les médecins disaient. Perché io nemmeno per un istante ho mai creduto a ciò che avevano detto i medici. J'étais persuadée que de toute façon, tu vivrais, il n'y avait aucun problème là-dessus. Io ero certa, persuasa, che in ogni modo tu saresti vissuta, sopravvissuta. Per me non c'era nessun dubbio su questo. La personne, à la suite de ça, a été guérie et ça n'est jamais revenu. E in base alla, in seguito a questo, la persona è guarita e questa cosa non si è mai ripresentata, non ha più avuto sciatiche. Donc c'est intéressant de voir comment on crée ces formes pensées. Quindi è interessante vedere come creiamo queste forme pensiero. Comment on peut les arrêter de les nourrir aussi. Come possiamo arrêter de les alimenter. Anche come possiamo smettere di nutrirle, di alimentarle. C'est un peu comme si autour de nous on portait des ballons avec des longs fils attachés à des parties de notre corps. È come se intorno a noi avessimo dei palloncini attaccati a dei lunghi fili che sono attaccati a varie parti del nostro corpo. Et que petit à petit ça se réveille. Souvent il y a des avvertissements, il peut y avoir un petit accident et puis un peu plus gros et ensuite un gros. Che piano piano si risvegliano, ci può essere dei presagi, degli avvertimenti, per esempio un piccolo incidente, poi uno un po' più grosso, poi uno davvero grosso. Parce que la forme pensée c'est un peu comme une sonnette d'allarme. Perché la forma pensiero è un po' come un allarme. Lì, mais regardez, regarde, il y a quelque chose qui ne va pas entre tes pensées, tes actes. È come se ci stesse dicendo che c'è qualcosa che non corrisponde, che non va tra i nostri pensieri e le nostre azioni. Donc, il faut guérir quelque chose. Quindi c'è qualcosa da guarire. Sinon, elle continue à avoir besoin de nourriture et à se nourrir et à attirer à nous tout ce qu'on ne veut pas voir. Altrimenti lei ha bisogno di nutrirsi e quindi continua a attirare verso di sé, di noi, tutto ciò che noi non vogliamo vedere. Alors, on pourrait se dire, beh, est-ce que ces formes pensées, donc, si on s'éloigne, par exemple, de la personne nocive, allora, qu'on considère comme nocive. Potremmo dirci, ma allora, se noi ci allontaniamo dalla persona che noi consideriamo nociva, ou de la situation nocive, o anche dalla situazione che consideriamo nociva, est-ce que ça va résoudre le problème? Questo risolverà il problema. Et bien sûr que, par exemple, vous pouvez mettre des milliers de kilomètres entre vous et une personne. Quello che è certo è che potete mettere migliaia di chilometri tra voi e una persona. Vous pouvez changer de travail. Potete cambiare lavoro. Vous pouvez changer de conjoint. Potete cambiare marito o moglie. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour vous éloigner d'une situation. Potete fare moltissime cose per allontanarvi da una situazione. Mais si vous n'avez pas guéri votre histoire. Ma se non avete guarito la vostra storia. Vous allez à nouveau la retrouver quelque part. La ritroverete nuovamente in qualche modo. Vous aurez peut-être une pause. Magari avrete una pausa. Mais à un moment donné, forcément, il y a de nouveaux acteurs qui vont rentrer dans votre histoire. Ma a un certo punto, obbligatoriamente, ci saranno nuovi attori che entreranno nella vostra storia. Pour vous donner la même réplique. Per darvi la stessa storia, la stessa replica. On pourrait comparer notre vie, disons, à un peu un, disons, à une pièce de théâtre. Potremmo paragonare la nostra vita a un atto teatrale, a un'opera teatrale. Vous avez un scénario. Voi avete uno scenario. Vous mettez des acteurs. Mettete gli attori. Vous êtes acteur ou actrice. Siete voi stessi attore o attrice. Et vous allez donner à la personne une réplique. E dite delle cose a una persona alla quale legge sul copione la risposta prevista. La personne va vous donner la réplique en correspondance. La persona vi dà una risposta come sul copione. Et vous pouvez enlever l'acteur et remplacer par un autre, ça sera toujours la même chose si vous ne changez pas le scénario. Ma se voi non cambiate il copione, cambiate semplicemente l'attore, il copione resta lo stesso. Donc c'est ça, je veux dire, ça ne dépend pas des personnes qui viennent vers vous. Quindi questo non dipende dalle persone che vengono verso di voi. Mais ça dépend de votre histoire, de la façon dont vous allez la guérir. Ma dipende dalla vostra storia, del modo in cui voi la guarirete. Il y a une personne, par exemple, je vais vous parler d'un problème d'allergie, par exemple. Adesso vi parlo di un problema di allergia, per esempio. Mais c'est valable pour toutes les maladies, cette histoire. Ma questa storia vale per qualsiasi malattia. On rencontrait une personne... Potremmo anche coinvolgere il pubblico se ha delle domande, se vogliono fartele, sono benvenute, così almeno
domande. Delle questions? Oui, bien sûr. Pourquoi il y a des questions? Ci sono già delle domande? Per il momento, ecco sì, per esempio, come si fa a guarire queste cellule pensiero? Allora, direi che possiamo far così, continuo pure col discorso che ho voluto interrompere solo perché all'inizio non ho detto delle domande, che chi voleva poteva farcele, sono benvenute. Grazie. Bien sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, au Québec, on rencontre une personne qui était allergique au beurre de cacahuète, puisque c'est quelque chose de commun là-bas. Io, per esempio, in Quebec abbiamo incontrato una persona che era allergica al burro di noccioline, che è una cosa che là si mangia moltissimo. E il suffisait qu'il ouvre la boîte, qu'il sente l'odeur, il allait à l'hôpital. E era sufficiente che aprisse la scatola, che sentisse l'odore, eccetera, per andare all'ospedale. Et donc, pareil, bon, ici, il a fait un travail, bien sûr. Enfin, un travail, il a fait une recherche, en tout cas. Ha fatto un lavoro, più che altro, delle ricerche. Et il s'est souvenu d'une histoire, lui aussi. E a un certo punto si è ricordato di una storia. Il était tout petit, sa maman était séparée. Era piccolo, la mamma si era separata. Et un jour, il l'entend parler avec la grand-mère. Il savait qu'on parlait de lui, mais il savait pas de quoi il s'agissait, il savait que c'était grave. E a un certo punto sente che la mamma parla con la nonna, sa che parlavano di lui, non sa di cosa si trattasse, ma sa che aveva capito che era una cosa grave. E le lendemain, la maman l'a emmené e elle l'a emmené dans un orphelinat de religieuse. E la mattina dopo la mamma l'ha portato in un orfanotrofio tenuto da delle suore. Et le petit se souvient qu'il était accroché derrière les barreaux et qu'il pleurait, il avait l'impression que jamais plus il reverrait sa maman. E il bambino si ricorda che era proprio dietro le sbarre della finestra e piangeva disperato, aveva l'impressione che non avrebbe mai più rivisto la sua mamma. E le sœurs pour le consoler lui ont fait une tartine de beurre de cacahuète. E le suore per consolarlo gli hanno fatto un panino col burro di noccioline. Voyez comment ça se n'importe quel souvenir peut revenir ou peut nous toucher parce que ça correspond à cette histoire ou à cette émotion. Vedete come qualsiasi ricordo può toccarci o può ritornarci in mente perché corrisponde a questa storia. E forcément ce qui se passe c'est que les formes pensées touchent à notre immunité. Allora, c'est important en ce moment. Quello che accade è che le forme pensiero toccano la nostra immunità ed è ciò che sta accadendo adesso. C'est-à-dire que forcément elles affaiblissent notre immunité parce qu'elles créent des espèces d'ouverture dans nos auras. Indeboliscono la nostra immunità perché creano delle specie di aperture nella nostra aura. E puis dans notre énergie, dans notre mental. Riprendono quella che è la nostra energia, il nostro mentale, l'energia mentale anche. Donc plus on a de traduction et de forme pensée, de traduction de nos histoires de vie. Più facciamo queste traduzioni della nostra storia di vita e più abbiamo forme pensiero. Più on a de forme pensée et plus ça contribue à baisser notre immunité. Più questo contribuisce a abbassare la nostra immunità. Bon, là on parle des formes pensées qui sont les plus désagréables, bien sûr, qui sont liées à des énergies, à des émotions négatives. Stiamo parlando delle forme pensiero sgradevoli collegate a energie e a emozioni negative. Parce qu'évidemment, il y a d'autres types de formes pensées dont on va parler tout à l'heure. Ovviamente, vi sono altri tipi di forme pensiero di cui parleremo poi. Et c'est celle-là qu'il va falloir entretenir si on veut un nouveau monde et maintenant si on veut sortir de cette espèce de matrice dans laquelle on est prisonnier. E sono queste le forme pensiero di altro tipo che vanno nutrite se vogliamo uscire da questa matrice in cui siamo per creare il nuovo mondo. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une forme pensée, donc, elle peut venir même d'une vie antérieure et se réactiver dans cette vie. Una forma pensiero può provenire da una vita precedente e riattivarsi in questa vita. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on change de corps que la forme pensée qui est une énergie va s'arrêter au corps ancien. E quindi, in questo caso, non è semplicemente perché cambiamo corpo che la forma pensiero, che è un'energia, si ferma nel corpo precedente. Donc, ce qui n'est pas guéri dans une vie va être guéri dans une autre vie. Quindi, ciò che non è stato guarito in una vita viene guarito o va guarito in una vita successiva. Ce qui veut dire que bon, donc on peut ramener aussi de vieilles histoires à guérir et la vie va s'organiser pour nous mettre devant en situation. E quindi noi riportiamo con noi delle vecchie storie da guarire e la vita si organizza per proporci delle situazioni per guarire. Mais je trouve que c'est encore plus, je dirais pas grave, mais encore plus important. Io direi che non direi proprio ancora più grave, ma almeno ancora più importante. La forme pensée ne fait pas que nous toucher, nous.
la forma pensiero non tocca semplicemente, esclusivamente noi stessi. Mais elle va toucher le monde entier et les événements du monde entier. Ma tocca il mondo intero e gli avvenimenti del mondo intero. Et là, je vais vous expliquer comment. E adesso vi spiegherò come. Parce qu'une forme pensée, elle va rester autour de nous, bien sûr. Perché? Mais perché una forma pensiero resta intorno a noi, sicuramente, ma une partie d'elle, una parte di lei, va aller rejoindre ce qu'on appelle un égrégore. Va a raggiungere quella che noi definiamo una egregora. Un égrégore, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de grand sac. Un egregora, per chi non conosce questo termine, è una specie di grande sacco. Qui va avoir une spécificité. Che ha una specificità. Par exemple, si je vous dis l'égrégore des colères. Per esempio, se vi parlo dell'egregora delle collere. Il va rassembler, réunir toutes les colères des gens du monde entier. Riunisce tutte le colere delle persone del mondo intero. Si je vous dis l'égrégore de l'amour, il va réunir toutes les pensées d'amour du monde entier, des gens du monde entier. Se vi dico l'égrégora dell'amore, questa riunisce tutti i pensieri d'amore di tutte le persone del mondo. Mais donc si dans votre forme pensée, si dans notre forme pensée, se nella vostra forma pensiero, se nella nostra forma pensiero, il y a une énergie de peur. C'è un'energia di paura. Cette énergie de peur va nourrir l'égrégore des peurs. Questa energia di paura nutre l'égrégora delle paure. Mais ce grand sac plein d'énergie de peur ne va pas se contenter de rester là non plus. Ma questo grande sacco pieno dell'energia della paura non si accontenta di rimanere là così a galleggiare. En admettant, par exemple, j'ai parlé de l'égrégore de la colère. Per esempio, prima vi ho parlato dell'égrégora della collera. Alors, l'égrégore de la colère, constitué par plein d'énergie de colère de tout le monde. È costituita da molte varie energie di collera di tante persone diverse, di tutti. Lui, il va comunemente essere attiré par des personnes qui ont envie de commettre un acte en rapport avec la colère. E quindi sarà attirata come una calamita da delle persone che hanno voglia di compiere un atto che è collegato a della collera. Admettons qu'il y a un dictateur qui veuille tuer quelqu'un. Ou un militaire qui veut tuer aussi une personne. Mettiamo che ci sia un dittatore che vuole uccidere qualcuno, un militare che vuole uccidere una persona. Cet égrégore va être attiré vers lui e lui amener l'énergie qu'il faut pour accomplir son acte. Questa egregora è attirata da questa persona e gli fornisce l'energia necessaria per compiere l'atto. Donc même vous, si de votre côté vous n'accomplissez jamais un acte de violence de ce type. Quindi anche se voi nel vostro piccolo non compite mai un atto di questo genere, non arrivate mai fino a uccidere. Et par la colère que vous avez générée, ma attraverso le collere che voi avete generato, vous allez contribuer, contribuite à ce que une personne que vous ne connaissez pas soit tuée. A che una persona che voi non conoscete nemmeno venga uccisa. Et c'est là où je dis nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ed è lì che dico davvero che siamo tutti collegati gli uni con gli altri. C'est pas juste une belle parole en l'air. Non è semplicemente belle parole così campate in aria. Filosofie. Non si tratta di filosofia. C'est vraiment très concret. È una cosa davvero veramente concreta. Par nos formes pensées, nous sommes reliés à des personnes qui vont ou subir ou agir. Come la pensée qu'on va émettre, come l'énergie qu'on va émettre. Attraverso le nostre forme pensiero, noi siamo collegati a delle persone che agiscono o subiranno nello stesso modo del pensiero e dell'energia che noi abbiamo emesso. Ça veut dire que nous sommes très puissants. Il che vuol dire che noi siamo estremamente potenti. Mais en même temps, extrêmement responsables. Ma al tempo stesso siamo anche estremamente responsabili. De ce qui se passe dans le monde. Di ciò che accade nel mondo. Il faut pas croire que d'un côté il y a les méchants, d'un côté les bons. Non dovete credere che da un lato ci siano i cattivi e dall'altro ci siano i buoni. Alors je suis bien d'accord qu'on ait envie de se débarrasser de certaines personnes, ça, normal. Okay. Sono d'accordo che abbiamo voglia di sbarazzarci di alcune persone, questo è normale. Mais ceci dit, ça n'est pas parce que plus vous allez envoyer des pensées négatives envers ces personnes. Ma detto questo, più voi inviate pensieri negativi verso queste persone. Et plus vous allez renforcer leur négativité. Più voi state rinforzando la loro negatività. Plus vous leur donnez du pouvoir. E più gli date del potere. Donc, en ce sens, actuellement, c'est vrai qu'on peut avoir de la colère contre l'incompétence des uns, les mensonges des autres. È vero che in questo senso noi in questo momento possiamo avere della collera contro le incompetenze degli uni, le menzogne degli altri. Mais il vaut mieux les étouffer sous des pensées d'amour que sous des pensées de colère. Ma è meglio soffocare queste persone sotto pensieri di amore piuttosto che pensieri di collera. Parce que plus vous serez contre eux,
perché più sarete contro di loro, e più vous allez leur donner de l'énergie. Più in realtà gli state dando dell'energia. Et c'est ça le principe des formes pensées, le principe des égrégores. Ed è un po' questo il principio delle forme pensiero e delle egregore. Et vous allez voir, par exemple, l'égrégore de l'amour. Moi, je me souviens que quand j'ai rencontré Mère Teresa. Per esempio, a proposito dell'egregore dell'amore, quando io ho incontrato Madre Teresa a Calcutta, mi diceva, mais moi, mes sœurs sont parrainées par des personnes qui vont leur envoyer des pensées d'amour, de beauté, de joie. E mi diceva che tutte le sue suore erano accompagnate a distanza da delle persone che gli inviavano pensieri di amore, di gioia, di bellezza. Et les sœurs disaient, ça nous soutient. Vraiment physiquement. E le suore dicevano, ma questa cosa ci sostiene davvero fino a livello fisico. Donc il faut pas croire que c'est juste quelque chose de subtil, qu'on ne sent pas, qui n'a pas d'action. Non crediate quindi che sia solo qualcosa di sottile, che non si sente e che non ha un'azione. Non, par nos pensées, par nos formes pensées, par les égrégores qu'on nourrit. Attraverso i nostri pensieri, le forme pensiero e le egregore che nutriamo. On peut nourrir ou au contraire ce qu'on veut voir sur terre ou le contraire. Possiamo nutrire o ciò che vogliamo vedere sulla terra oppure il suo esatto contrario. Donc c'est vraiment important de pouvoir voir comment agir, comment transformer nos pensées. C'est vraiment le moment maintenant où on doit choisir entre le mental et notre conscience. Quindi adesso è davvero il momento di vedere, di agire, di vedere come agire attraverso i nostri pensieri. Adesso è il momento in cui dobbiamo scegliere tra il nostro mentale e notre conscience, e notre âme. E la nostra coscienza, la nostra notre anima. Notre conscience, notre âme. C'est vraiment le moment où l'on doit faire un choix, c'est-à-dire si on écoute notre mental. È il momento in cui dobbiamo fare una scelta. Se ascoltiamo il nostro mentale, il va nous dire ne fais pas ça, tu risques gros, tu vas avoir des problèmes. Ci dirà non farlo, rischi tanto, avrai dei problemi. Si on écoute notre âme ou notre conscience. Se noi invece ascoltiamo la nostra anima o la nostra coscienza. Si on nous propose ou si on nous oblige à faire des choses ridicules. Se ci propongono, ci obbligano a fare delle cose ridicole. Ou qui sont contraires à la vie. O che sono contrarie alla vita stessa. À ce moment-là, notre conscience, notre âme va dire mais non. In quel momento la nostra anima, la nostra coscienza ci dice no, non facciamolo, non lo faccio. Donc c'est vraiment important de passer d'un registre à un autre. Quindi è davvero importante passare da un registro a un altro. Si ce registre est inconfortable, c'est effectivement passer d'un moment à un autre, ça n'est jamais très confortable. In effetti, passare da una cosa all'altra, da un momento a un altro, non è mai piacevole. Mais c'est quand même très important de pouvoir se dire, ben maintenant, c'est pas mes formes pensées qui vont me gérer, ce sont pas mes pensées qui vont me diriger. Ma è davvero importante a un certo punto sapersi e potersi dire, adesso non sono più le mie forme pensiero o i miei pensieri che mi dirigono. C'est moi qui vais générer des formes pensées qui vont et des pensées qui vont permettre un changement planétaire. Ma adesso sono io che creo delle forme pensiero e dei pensieri che permetteranno la trasformazione planetaria. Alors, il y a encore une chose importante quand même. C'è ancora una cosa importante da dirvi. C'est que quand on émet des pensées et des formes pensées, che quando emettiamo dei pensieri o delle forme pensiero. Mais ça nourrit des entités de l'invisible. Questo nutre le entità dell'invisibile. Et il y a des êtres qui n'ont pas de corps et qui sont un peu, on pourrait dire, du bas astral. E ci sono esseri che non hanno corpo e sono quelli che noi definiamo del basso astrale. Et qui se nourrissent des pensées de peur, des pensées de violence, des pensées de tristesse. Che si nutrono di pensieri di paura, di violenza, di tristezza. Et à chaque fois que vous émettez ces pensées-là, ça nourrit ces entités-là. E ogni volta che voi emettete questo genere di pensieri, questo nutre questo tipo di entità. Qui vont continuer à tourner autour de vous. Che continuano a girarvi intorno. Et qui, à un moment donné, vont générer chez vous encore plus de peur, encore plus de violence, parce qu'elles ont besoin de nourriture. E che a un certo punto generano in voi stessi ancora più paura, ancora più violenza, eccetera, ancora più emozioni negative, perché loro hanno bisogno di queste come alimento. C'est un peu ce qui est fait en ce moment. Ed ce qui a été fait en tout cas. Ed è un po' quello che viene fatto ed è stato fatto in questo momento. Moi, à chaque fois que j'ouvrais mon téléphone le matin et que je voyais bon X mort du coronavirus. Io tutte le mattine accendevo il telefono e vedevo oh, oggi X morti di coronavirus. C'est évident que si j'avais été impressionnable, ça nourrit des pensées de peur. È evidente, ovvio che se io fossi stata impressionabile, avrebbe nutrito in me dei pensieri di paura.
Et moi, ce qui m'a été indiqué donc par des êtres avec lesquels je travaille sur les plans subtils. Ma quello che mi è stato indicato da esseri con cui io lavoro sui piani sottili. C'est vraiment d'éviter d'écouter les informations classiques. È veramente di evitare di ascoltare le informazioni classiche. Ou en tout cas les commentaires qui vont avec. O almeno i commenti che seguono collegati a queste informazioni. C'est vraiment de regarder l'information juste pour avoir les nouvelles du monde. È veramente quello che va fatto è davvero solo leggere l'informazione per sapere cosa accade nel mondo. Mais en sachant que une bonne partie n'est pas véritable, vrai. Ma sapendo che poi tutto quello che ci viene raccontato, una grossa parte non è vera. Bon, évidemment, il y a encore aujourd'hui des journalistes qui essaient de faire leur travail normalement. Ovviamente, ancora adesso vi sono dei giornalisti che cercano di fare bene il loro lavoro. Mais dans les médias classiques, ça n'est pas possible pour eux. Ma nei media classici per loro non è proprio possibile. Et ça génère des formes pensées, ça nourrit les formes pensées que nous avons. E questo genera e nutre le forme pensiero che abbiamo. Ça les nourrit avec de la peur, avec de la tristesse, avec de la colère. Le nutre con della paura, della tristezza, della collera. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de dire non, stop. È per questo che a un certo punto è importante dire no, stop. J'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Non voglio entrare in questo gioco. Ce que j'ai envie de générer, c'est des pensées de joie. Quand même, il y a des moments de joie. Quello che io voglia di generare sono dei pensieri di gioia, delle forme pensiero di gioia, perché ci sono dei momenti di gioia. Et quand on dit danser dans la tempête, c'est ça. E quando voi dite danzare nella tempesta, beh, è un po' questo. Parce qu'on sait que derrière la tempête, il y a quand même quelque chose de beau qui nous attend. Perché noi sappiamo che dietro la tempesta c'è qualcosa di bello che ci aspetta. On sait tous, enfin, ou la plupart d'entre nous, en tout cas ceux qui sont sur cette voie-là. Tutti sappiamo, almeno la maggior parte di noi, almeno quelli che sono su questa via. On s'est tous dit, mais à un moment donné, mais comment on peut changer ce monde où il y a de la famine encore à notre époque? Ci siamo detti a un certo punto, ma come possiamo cambiare questo mondo in cui c'è ancora delle carestie? Où il y a de la pauvreté. C'è della povertà. Où il y a de l'injustice. C'è dell'ingiustizia. Où il y a du mensonge. C'è delle menzogne. Et là, tout d'un coup, le monde entier se trouve face à une situation où c'est où on change ou on meurt. E adesso improvvisamente tutto il mondo si è ritrovato di fronte a una situazione in cui o si cambia o si muore. Et si on ne danse pas, on se noie. E se non si riesce ad alzare, si rischia di affogare. Donc c'est pour ça que c'est un moment vraiment important de l'histoire de l'humanité. È per quello che è un momento davvero importante nella storia dell'umanità. Peut-être qu'il a été fait pour quelque chose de négatif. Magari è stato fatto per qualcosa di negativo. Mais c'est à nous de le transformer en positif. Ma sta a noi trasformarlo in positivo. D'en faire vraiment un tremplin. Di farlo davvero diventare un trampolino. Et de commencer à créer. Alors ce que je disais tout à l'heure. Iniziare a creare. Allora quello che dicevo prima. Je disais tout à l'heure, c'est important de ne pas aller contre quelque chose. Quando vi dicevo che è importante non andare contro qualcosa. C'est important, c'est de voir qu'est-ce qu'on veut pour ce nouveau monde. Quello che è importante è vedere e sapere ciò che noi vogliamo per questo nuovo mondo. Ne pas vraiment s'occuper de ce qu'on ne veut pas. Non occuparsi di ciò che non vogliamo. Mais s'occuper de ce qu'on veut. Ma occuparsi di ciò che vogliamo. Sur un plan physique, on voit pas la différence. Su un piano fisico, la differenza non la vediamo. Mais par contre, sur un plan subtil. Ma su un piano sottile. Par exemple, si je vous dis je travaille contre la guerre. Se io vi dico io lavoro contro la guerra. Vous allez nourrir la guerre. In realtà state nutrendo la guerra. Si je vous dis je travaille pour la paix. Se invece vi dico lavoro per la pace. Vous allez nourrir la paix. State nutrendo la pace. Et en apparence c'est la même chose. E in apparenza è la stessa cosa. Et je fais beaucoup, très attention quand même au mouvement de masse. Io faccio molta attenzione ai movimenti di massa. Parce que là encore, les formes pensées, les égrégores. Perché anche in quel caso i pensieri, le forme pensiero, le egregore. Dans les mouvements de masse vont être menés toujours par ceux qui sont les plus forts. Nei movimenti di massa saranno condotti e ripresi da coloro che sono sempre i più forti. Par exemple, pour ceux qui sont professeurs, ils le savent, quand il y a deux, trois meneurs, ça suffit pour mettre une classe. I professori lo sanno bene a scuola, quando c'è uno, due, tre che conducono, tutta la classe poi segue. E c'est pareil pour les mouvements de masse. Ed è la stessa cosa per i movimenti di massa.
Parce que à ce moment-là, c'est la pensée la plus forte qui va dominer. Perché in quel caso è il pensiero più forte che domina gli altri. Et sur les plans subtils, dans les mouvements de masse, il y a aussi des, comment dire, des entités qui vont reprendre l'énergie qui est mise. E nei movimenti di massa, sui piani sottili, vi sono proprio delle entità che recuperano, riprendono le energie emesse. Emise e qui vont s'en servir pour quelque chose que, par exemple, on n'a pas du tout voulu. E se ne servono per realizzare qualcosa che noi, in principio, non avremmo assolutamente voluto. Par contre, quand vous connaissez quelqu'un qui propose une méditation, ou quand vous connaissez des personnes, par exemple, qui vous proposent une marche, ma quando voi conoscete magari qualcuno che propone, che vi propone una meditazione o qualcuno che propone una marcia o piuttosto un'azione, beh, lì ovviamente potete farla. Ma è diverso da quelli che vengono chiamati movimenti di massa. E io lo ripeto, un'altra cosa che sconsiglio in questo momento è di descendere nella rue avec violence. È di scendere in piazza con violenza. D'une part parce que la violence conduit à la violence évidemment. Da un lato perché la violenza chiama la violenza. Mais aussi parce que c'est ce qu'on attend du peuple. Ma dall'altra parte perché è quello che ci si aspetta un po' dal popolo. On attend juste que justement il y a des meneurs qui descendent dans la rue avec des tas de groupes derrière eux. Ci sono proprio dei condottieri che scendono in strada con dei gruppi dietro di loro per trasformare questi movimenti. Et seulement le problème, c'est que de l'autre côté, ils sont armés. Il problema è che dall'altra parte sono armati. Ils n'avaient peut-être pas de masque, mais ils ont tout ce qu'il faut contre les mouvements. Magari non hanno ancora tutte le maschere, ma hanno tutto il necessario contro i movimenti. Donc, vous ne serez pas gagnant si vous descendez. Quindi, se voi scendete in piazza, non vincerete. C'est pour ça. Il vaut mieux faire par petits groupes. Quindi è meglio farlo per piccoli gruppi. Être discret, rimanere discreti et boycotter ce que vous ne voulez pas. E boicottare ciò che non volete. Et là, c'est important. E questo è importante. Parce que vous avez vous avez ce 1% qui mène le monde. Perché avete questo 1% che gestisce il mondo. Qui se fiche complètement de vos pétitions, qui se fiche complètement des lois. Che se ne frega completamente delle vostre petizioni, che se ne frega completamente delle leggi. Ce 1% est au-dessus des lois. Questo 1% è al di sopra delle leggi. Mais il n'est pas au-dessus de nous en tant que consommateurs. Ma non è al di sopra di noi in quanto consumatori. Vous imaginez, il y a une personne qui me disait il y a pas très longtemps, il y a deux jours justement. Due giorni fa c'è una persona che mi diceva. À propos d'une personne qui a un fromage très connu. A proposito. Le directeur d'une maison, enfin oui c'est ça, une fromagerie très connue. Del a proposito del direttore di una formaggeria molto conosciuta. Cette personne mi ha detto: ma se, par exemple, les Français arrêtaient pendant 3 jours de consommer mon fromage. La persona gli raccontava: se i francesi smettessero per 3 giorni di mangiare il mio formaggio. On est fichu, on peut fermer. Io sono fregato, posso chiudere baracca e burattini. Donc on est puissant. Quindi siamo potenti. Mais il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Ma bisogna prima di tutto sapere ciò che vogliamo, ce qu'on ne veut plus, cosa non vogliamo più, et agir en conséquence. E agire in conseguenza. Et pour ça, il faut éliminer les formes pensées de peur. E per questo bisogna eliminare le forme pensiero di paura. Parce que c'est elles qui prennent de l'énergie, c'est elles qui baissent notre immunité. Perché sono loro che prendono l'energia e sono loro che abbassano la nostra immunità. Et qui nous rendent fragiles. E quindi ci rendono fragili. Mais en fait, on pourrait se dire, mais de quoi on peut avoir peur? Ma poi potremmo anche dirci, ma di che cosa dobbiamo poi aver paura? Au pire. Cos'è il peggio che può succedere? Le pire, ça peut être de mourir. Il peggio è di morire. Mais de mourir, de toute façon, on va mourir un jour. Ma morire, in un modo o nell'altro, un giorno moriremo comunque. Donc ça va pas changer grand chose. Quindi non cambia un granché. Ça sert à rien d'avoir peur. Non serve a nulla avere paura. Donc c'est un peu ce principe de forme pensée. È un po' questo il principio delle forme pensiero. Entourons-nous de formes pensées, de beau, de ce qu'on veut voir sur terre. Quindi circondiamoci piuttosto di forme pensiero di bellezza, di ciò che vorremmo vedere sulla terra. Et je propose aux personnes de faire, par exemple, quel que soit le plan sur lequel elles sont, ou le par exemple, si ce sont des artistes, si ce sont des chanteurs, si ce sont des écrivains,
E le persone, quello che gli propongo è nel loro campo, se sono artisti, scrittori, o in base al lavoro che hanno. De faire juste, de créer dans le sens de ce qu'ils veulent. Par exemple, de faire une chanson sur ce qu'ils veulent sur Terre. Di creare nel senso di cosa vorrebbero adesso per la Terra. Per esempio, creare una canzone di come vorrebbero la nuova Terra. O di fare dei collage su ce qu'ils voient come Terra ideale. Oppure fare un collage con le immagini di quella che per loro sarebbe la Terra ideale. Peu importe, mais plus vous allez faire ce genre de choses. Poco importa, ma più farete questo genere di cose. Et plus vous allez générer sur des plans subtils quelque chose de beau, quelque chose de différent de ce qui est actuellement. Più genererete sui piani sottili qualcosa di bello, qualcosa di diverso rispetto a ciò che c'è, che esiste adesso. Qui va ouvrir cette espèce de matrice dans laquelle on est. E questo permetterà di aprire questa specie di matrice nella quale siamo. Et qui va permettre à une énergie différente de descendre. Je veux dire, si on veut que le ciel descende sur terre, il faut qu'on contribue. E permetterà un'energia diversa di scendere. Insomma, se vogliamo che il cielo scenda sulla terra, dobbiamo contribuire anche noi. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ça. Non so se già ci sono domande su questo. Stavo giusto controllando. Ci sono domande di diverso genere. Ad alcune Anne ha già risposto. Le principali sono sostanzialmente come si può trasformare, come si possono guarire queste cellule pensiero, queste forme pensiero. Alors déjà il y avait livre que j'ai écrit là-dessus à Amrita là. Bon, già da Amrita ci sono dei libri di Anne in cui parla, racconta come guarire le forme pensiero. Mais il faut déjà ne plus s'identifier à la forme pensée. Ma innanzitutto bisogna smettere di identificarsi alla forma pensiero. Par exemple, quand on dit j'ai peur. Per esempio, quando dite ho paura. C'est pas vous qui avez peur. C'est pas vous. Vous êtes une entité beaucoup plus forte que la peur. Non siete voi ad aver paura. Voi siete un'entità molto più forte della paura stessa. Mais vous pouvez être habité momentanément par une peur. Ma potete essere abitati momentaneamente da una paura. Donc c'est différent. Donc déjà ne pas s'identifier à la forme pensée. Quindi innanzitutto non identificarsi alla forma pensiero. Voir les schémas répétitifs de notre vie. Vedere anche, trovare, reperire gli schemi ripetitivi della nostra vita. Et se rendre compte que c'est un mécanisme qui vient du passé, d'une traduction du passé. E rendersi conto che sono dei meccanismi che derivano da una traduzione del passato. Et à ce moment-là, on va commencer à pouvoir ne plus nourrir. Si vous arrêtez de nourrir une énergie. E quindi potrete poi smettere di nutrire, perché se smettete di nutrire un'energia. Par exemple, si quand vous avez peur, vous vous dites non, bon, ça c'est une vieille histoire, j'arrête. Per esempio, se quando avete paura, dite ah no, questa è una vecchia storia, adesso smetto questo processo. E che petit à petit vous arrivez petit à petit à arrêter de nourrir cette forme pensée. E pian piano smettete di alimentare questa forma pensiero. E finirà per disparare. Finirà per sparire. Parce qu'elle aura plus de nourriture. Perché semplicemente non avrà più cibo. Vous allez me dire c'est pas facile. Mi direte non è facile. Alors c'est vrai, mais c'est comme un exercice, c'est comme si vous faisiez un entraînement athlétique. Ma è vero, ma è un po' come un esercizio, è come se fosse un allenamento atletico. C'est-à-dire che au début vous allez dire, vous allez voir quand ça va arriver. Non, vous allez voir une fois que c'est déjà arrivé votre réaction. Vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai encore réagi comme ça? All'inizio voi vedrete quando la cosa è già accaduta e vedrete la vostra reazione e direte, ma perché ho ancora reagito in questo modo? Alors que c'était pas si grave. Quando mi rendo conto che non era poi così grave. Et puis petit à petit, à force de pratique. E poi pian piano, a suon di pratica. À un moment donné, vous allez vous dire, bon, ok, là, vous allez vous prendre sur le fait. A un certo punto, au moment où ça arrive. Ve ne accorgerete sul fatto, nel momento stesso in cui accade. En vous disant, ah, là, je suis en train de mal réagir. E là vi direte, ah, adesso mi accorgo che sto proprio reagendo male, non come vorrei. Et puis après, petit à petit, vous allez voir venir la chose avant, la réaction avant. E poi pian piano vedrete la reazione prima di averla, vedrete che state per. Vous allez vous dire, c'est en train d'arriver. E vi direte, ah, sta arrivando. Et petit à petit, vous allez arrêter. E pian piano, ça va s'arrêter. E pian piano smetterete, pian piano smetterà. Et quand vous êtes face à une personne qui elle aussi a ses formes pensées. E quando siete di fronte a un'altra persona che anche lei ha le sue forme pensiero. Au lieu de vous dire mais qu'est-ce qu'elle a celle-là?
ma al posto di dirvi ma cosa c'ha quello lì o quella lì, la cosa che vi direte è: ma cosa sta toccando in me quella persona? Pourquoi est-ce que je suis en face de cette personne-là? Perché mi ritrovo proprio di fronte a quella persona lì? Avec cette énergie-là? Con quella particolare energia? Pourquoi est-ce que j'attire cette personne à moi? Perché attiro quella persona a me? Pourquoi est-ce que j'attire cet événement à moi? Perché attiro a me quell'avvenimento particolare? Quand vous allez commencer à vous poser ces questions-là, e quando iniziate a farvi quelle domande, vous allez considérer l'autre comme un acteur, considerate l'altro come un attore, qui joue son rôle parce que vous lui donnez une réplique, che recita il suo ruolo perché voi, perché date una risposta, et ça s'arrêtera là. E questa cosa si ferma lì. Et peu à peu, vous allez guérir votre histoire. E piano piano guarite la vostra storia. Et posez-vous toujours cette question-là. Ma fatevi sempre questa domanda. Vous allez voir que ça va faire une grosse différence. E vedrete che farà una grossa differenza. Abbiamo ancora un'altra domanda che a mio parere è estremamente interessante, soprattutto perché tocca un po' i temi che stiamo vivendo adesso nell'inconscio collettivo, nelle forme pensiero collettive, come le hai definite tu, nelle egregore. Una persona chiede: prima parlava di boicottaggi, ci spiega meglio cosa fare in questa fase in cui ci vengono ancora imposte restrizioni e obblighi senza mettersi contro chi decide per noi? E Anne prima parlava di una rivoluzione che parte in qualche modo dal cambiamento interiore, quindi da un'azione connessa a uno stato d'amore, ecco, o alla bellezza e a tutto ciò che di bello possiamo vivere ed esperire. Sì. En même temps, à ce période, on a encore des choses qui nous imposent et tout ça. Donc, comment pouvoir arriver à faire ça? Alors, la révolution, c'est-à-dire chacun va regarder par le filtre qui est le sien. Alors, ognuno guarderà attraverso il filtro che gli appartiene. Si vous prenez deux jumeaux, des jumeaux. Se voi prendete due gemelli. Ça nous arrive quelquefois pendant les cours. A volte tra i nostri allievi nei corsi abbiamo dei gemelli. On leur demande de décrire leurs parents. E gli chiediamo di descrivere i loro genitori. On a l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes parents. Abbiamo veramente l'impressione che non abbiano gli stessi genitori. Parce que c'est dans le regard de la personne que se passent les choses à l'extérieur. Perché le cose esterne accadono nello sguardo della persona stessa. Par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'elle a à vivre, par rapport à ce qu'elle attire à elle. Rispetto al suo vissuto, a ciò che ancora deve vivere, a che cosa essa attira a se stessa. Donc plus vous allez développer d'énergie positive, disons, en tout cas avec des pensées positives. Più sviluppate delle energie joyeuses ou belles ou con dei pensieri positivi, gioiose, belle. Et plus vous allez générer un univers autour de vous qui va être beau. Più genererete un universo intorno a voi che è bello. Alors c'est vrai que on nous impose des choses qui sont quelquefois complètement stupides. È vero che ci vengono imposte delle cose che a volte sono completamente stupide. Moi si on m'impose quelque chose de stupide et que mon âme me dit ça n'a aucun sens. Ma a me personalmente, se mi viene imposto qualcosa di stupido e la mia anima mi dice ma questa cosa non ha nessun senso. Et je dis non. Io dico di no. Je le fais pas. E quindi non lo faccio. Okay. On peut pas. Je veux dire, après, il y a des choses qui sont pas bon. Je veux dire, qui vont pas gêner votre vie de façon exceptionnelle. Poi ci sono delle cose che non disturberanno la vostra vita in maniera esagerata. Donc là, à ce moment-là, vous les acceptez. In quel caso le accettate. Mais quand il y a des choses graves qu'on veut vous imposer. Ma quando ci sono cose gravi che vogliono imporvi. Vous ne pouvez pas accepter l'inacceptable. Non potete accettare l'inaccettabile. Si vous regardez le documentaire que nous avons fait avec Antoine. Se guardate il documentario che abbiamo fatto insieme ad Antoine. Qui s'appelle donc Le courage au service du vivant. Che si chiama Il coraggio al servizio della vita. Vous allez voir que ce sont toutes des personnes qui ont dit non à l'inacceptable. Vedrete che sono tutte persone che hanno detto no all'inaccettabile. Parce que à un moment donné, il y avait quelque chose de plus fort en elles, du domaine de leur âme, de leur conscience. Perché a un certo punto all'interno di loro c'era qualcosa di più forte, di più potente a livello della loro anima, della loro coscienza. Au-delà justement du fait qu'ils risquaient de perdre leur travail, de perdre leur notoriété, de perdre tout. Al di là del fatto che rischiavano di perdere il lavoro, di perdere la fama, la notorietà, di perdere tutto. Qui a fait qu'à un moment donné, ils ont arrêté d'être à genoux, ils se sont levés. Che ha fatto sì che a un certo punto hanno smesso di essere in ginocchio, si sono sollevati, innalzati all'interno di sé. Et c'est pas pour ça que, oui, voilà. Et c'est pas pour ça que, en fait, ils ont
ils se sont, je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils sont devenus agressifs. Ma non è per questo che sono diventati aggressivi. Grazie per l'immagine, era proprio quello lì il documentario. Mais ils ont dit non à l'inacceptable. Hanno saputo dire no all'inaccettabile. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Vi do un esempio molto semplice. Il y a un médecin, par exemple, qui disait il y a pas longtemps dans une émission là, un médecin anesthésiste. C'era un medico anestesista che in un'emissione non molto tempo fa diceva. Qui disait moi si je refuse que les directives qu'on me donne, je suis rayé de l'ordre des médecins. Se io mi rifiuto di eseguire le direttive che ricevo dall'alto, rischio di essere radiato dall'ordine dei medici. Évidemment, s'il est tout seul. Ma è ovvio se è da solo, se è l'unico. Mais si, et c'est ça l'important en ce moment, c'est d'être unis entre nous. Ma se, ed è questa la cosa importante adesso, essere uniti tra di noi. S'il y a 500 médecins qui disent, mais nous on fait pareil. Se ci sono almeno 500 medici che iniziano a dire, noi facciamo nello stesso modo. Ils ne pourront pas se supprimer 500 médecins. Non possono radiare 500 medici. Parce que simplement ils en ont besoin. Perché ne hanno bisogno dei medici. Donc si on est unis dans ce qu'on fait, quindi se siamo uniti in ciò che facciamo. Et là c'est très important en ce moment. E questa è una cosa davvero molto importante in questo momento. D'être solidaire. Di essere solidari. Et même par corps de métier, si un instituteur fait une chose et qu'elle est je veux dire intéressante, qu'elle est belle. Anche rispetto a ciascun mestiere, per esempio, se un insegnante fa una cosa ed è una cosa bella. Il faut que les parents, que les enseignants fassent pareil. I genitori e gli altri insegnanti dovrebbero fare nello stesso modo. Il faut qu'on arrête, je veux dire, dans nos milieux, dans notre société, on est souvent divisé par des histoires de religion, par des histoires d'idéaux, par des histoires de politique. Nel nostro mondo quotidiano siamo spesso, nel nostro campo, siamo spesso divisi da storie di politica, di religione, di ideali. E poi aussi par la peur. E anche dalla paura. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour garder le peu de choses qu'on a? Che cosa non faremmo per tenere quel poco che abbiamo? Alors que si on lâchait ça, on pourrait avoir beaucoup plus. Mentre se fossimo in grado di lasciare quel poco che abbiamo, potremmo avere molto di più e molto più bello. C'est ça, je veux dire, c'est la solidarité, c'est vraiment le maître mot de notre moment. La solidarietà è proprio la parola principale di questo momento. Et vous avez beaucoup de enfin, dans les milieux, disons, dans les personnes qui dirigent le monde, il y a une solidarité. Tra le persone che dirigono il mondo, tra di loro c'è una forma di solidarietà. Il faut comme une espèce de caste. Perché sono come una specie di casta. Ils sont d'accord entre eux. Sono d'accordo tra di loro. Ils font des réunions, ils sont d'accord. Fanno delle riunioni in cui sono d'accordo. Alors pourquoi ne pas faire dans toute notre population mondiale des petites réunions? Discrète, où on est tous d'accord. Perché noi nella enorme popolazione mondiale non fare tante piccole riunioni tra di noi in cui in quelle riunioni siamo d'accordo? E a ce moment-là soutenir les autres personnes. E anche sostenere le altre persone. Qui se sentent pas seules. Affinché non si sentano sole. Justement dans le film, dans le documentaire, ils disent, je leur demande, est-ce que vous referiez ce que vous avez fait maintenant, vous avez tout perdu? Nel documentario a un certo punto gli chiedo, ma voi lo rifareste adesso che avete perso tutto? Praticamente tutti dicono, oui, bien sûr. E praticamente tutti ci dicono sì, sicuramente. On peut pas faire autrement. Perché non possiamo fare in altro modo. Et c'est beau, regardez-le, ça va vous donner du courage. Ed è bello, guardatelo, vi darà del coraggio. Merci Anna. Merci pour tes enseignements. Merci a te. Grazie per i tuoi insegnamenti. Quello di cui parli è estremamente importante perché ci riporta a una visione più ampia, ci permette di allargare quella che è la cartografia della visione della medicina che abbiamo al momento. Ci muoviamo attraverso una mappa che molto spesso è fatta di credenze e anche forme pensiero che derivano da paradigmi cartesiani, da una visione meccanicistica della medicina. E quindi abbiamo bisogno di allargare questa cartografia, abbiamo bisogno anche di esperienze spirituali, di mistici, di prospettive che vengono dalle società native che ci permettono di reintegrare l'anima che la nostra medicina ha perso
Per cui grazie di aver recuperato, insomma, in modo sottile alcuni aspetti di vasto ed ampio raggio che vengono dalle terapie essene. C'est vrai, je voudrais te... Oui, effectivement, Alberto, tout à l'heure, tu parlais des chamans ou des autres thérapies. Oui, mais quand tu parlais des chamans ou d'autres thérapies... Et quand on voyage, on s'arrange toujours pour rencontrer les tradipraticiens des pays où on va. Quando viaggiamo ci organizziamo sempre per incontrare dei terapeuti locali delle varie tradizioni dei vari paesi dove andiamo. Et on s'aperçoit qu'ils ont un savoir extraordinaire. E ci rendiamo conto che hanno un sapere straordinario. Avec des connaissances qui sont proches des nôtres. Con delle conoscenze. Proche de, en tout cas des Esséniens ou che sono vicine alle nostre, almeno vicino a quelle essene. Et je me souviens d'une fois où on a voulu faire une rencontre au Mexique. Mi ricordo una volta in Messico in cui abbiamo voluto fare un incontro con questi terapeuti locali. Donc on était venu avec un groupe, eravamo, un petit village perdu. Eravamo con un gruppo di allievi in mezzo a questo, in questo piccolo villaggio sperduto nel mezzo del Messico. C'est une réunion qui a duré deux jours. È una riunione che è durata due giorni. Mais il y a des thérapeutes qui avaient fait deux jours de voyage à pied, en train... Pour venir à cette réunion. Ma c'erano dei terapeuti che avevano fatto due giorni a piedi o in treno di viaggio per partecipare a questa riunione. Et c'était très beau parce qu'on a partagé nos connaissances entre nous. E è stato molto bello perché abbiamo condiviso le nostre conoscenze. Et ils nous ont dit c'est la première fois qu'on peut parler de nos connaissances à un public autre que les gens qu'on soigne d'habitude. E ci hanno detto che era la prima volta in cui potevano parlare delle loro conoscenze a un pubblico diverso dalle persone che curano normalmente. Et c'est là que j'étais émue aussi parce que c'est là où on s'aperçoit que ces gens qui ont un savoir. E io mi sono commossa perché è là che ci si rende conto che queste persone che hanno un sapere sono obbligate di fare certaine choses en cachette. Sono obbligati a fare alcune cose di nascosto. Come s'ils étaient des parias, come s'ils étaient des menteurs. Come fossero dei paria o delle persone che mentono. Alors que les menteurs sont de l'autre côté. Mentre chi mente è dall'altra parte. C'est fou, quoi. Je veux dire, on a inversé. On a inversé la réalité. Ecco, una cosa completamente folle. Abbiamo invertito la realtà. On a l'impression d'être dans un miroir de l'autre côté du miroir. Abbiamo un po' l'impressione di essere dall'altra parte dello specchio. In effetti esiste proprio un detto sciamanico che dice sogniamo il sogno sbagliato, cioè la nostra realtà è diversa rispetto alla vera realtà, è quella del sogno, quella sottile, quella dei mondi onirici, quella la realtà dello spirito, dell'anima, che non siamo più in grado di vedere perché non ci permettiamo di farlo. Bene, direi che al momento è stata super esauriente, perché senza sapere le domande che ti hanno posto hai praticamente risposto a tutto, tranne ad alcune domande specifiche che hanno fatto riguardo forme pensiero che potevano avere origini da malattie specifiche. E hanno fatto l'esempio della celiachia, ora scorro un attimo i commenti. Cioè chiedono qual è la forma pensiero, per esempio, della celiachia, non riesco a trovare il commento. Vabbè, comunque, in sostanza sono domande molto specifiche che richiedono un approfondimento, se non possiamo chiaramente... Grazie. Le diabete, par esempio, par rapport a quel fonfonsi può essere lì? Diabete, ça dépend du diabete. Allora, già per esempio per il diabete abbiamo letto la domanda, dipende dal diabete. Allora, il può y avoir, selon la forma di diabete, della culpabilità. Perché, per esempio, in base al tipo di diabete ci può essere un senso di colpa dietro. La tolleranza al gluten, il y a aussi le fait aussi que, bon, il y a quand même des modifications qui ont été faites quand même dans la celiachia o l'intolleranza al glutine sono collegate anche a delle modificazioni nel grano da fragilizzare i nostri organismi, che hanno anche fragilizzato poi il nostro organismo. Il grano non è più quello di una volta. Ma il y a des personnes qui quelquefois ont des allergies à des aliments qu'elles ont mangé à un moment où il s'est passé quelque chose de très émotionnel pour eux.
Ma ci sono delle persone che spesso hanno un'allergia a un alimento che hanno mangiato in un momento in cui è accaduto qualcosa che è stato molto difficile per la persona. E quelquefois aussi un'allergia au poil de chat parce qu'un chat est passé dans la scène et resté dans la forme pensée. E per esempio un'allergia al pelo del gatto potrebbe essere perché in quel momento in cui la persona stava vivendo una cosa difficilissima, un gatto stava passando di lì. Voilà, pendant qu'elle vivait quelque chose d'émotionnellement trop fort. Mentre la persona viveva una cosa emozionalmente molto forte. Donc on peut pas faire des classifications générales quoi. Non si possono fare delle classificazioni o generalizzare. Il faut regarder ce qui se passe dans nos vies ou ce qui s'est passé. Bisogna guardare cosa accade nelle nostre vite e cos'è accaduto. Qu'on n'a pas encore guéri, mais ce que je peux dire c'est que quello che non abbiamo ancora guarito, ma ciò che posso dirvi c'est que dans toute maladie è che in ogni malattia ce que j'ai pu voir c'est en plus de la forme pensée. Ciò che ho potuto vedere è che oltre alla forma pensiero il y a toujours une énergie de non pardon. C'è sempre un'energia di non perdono. Ou de non pardon envers soi-même. O di non perdono verso se stessi. Ou de non pardon envers quelqu'un d'autre ou envers un événement. O di non perdono verso qualcun altro o verso un avvenimento. Donc c'est déjà la première chose sur laquelle on doit regarder. Questa è un po' la prima cosa che dobbiamo guardare. Il faut vraiment regarder est-ce qu'il y a des personnes. Au début, on a l'impression d'en vouloir à personne. All'inizio ci sembra che non ce l'abbiamo con nessuno. Et puis quand on fait faire la pratique. E poi quando facciamo fare. Pratica che è dans le petit livre soi. Una pratica che è nel piccolo libro essere e agire. Dans il y a un exercice, une pratique, non? Quindi in essere e agire c'è una pratica, un piccolo esercizio. Pour aller au-delà du pardon. Che serve ad andare al di là, oltre il perdono. C'est-à-dire pour sortir complètement de ce rôle de victime. Per uscire completamente da questo ruolo di vittima. L'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. L'altro mi ha fatto questo, l'altro mi ha fatto quest'altro. Si je suis pas bien, c'est à cause de ci, à cause de ça. Se non sto bene, è a causa di questo, a causa di quest'altro. Donc c'est vraiment reprendre notre pouvoir. Quindi è davvero riprendere il nostro potere. Et puis à un moment donné d'aller au-delà du pardon. E a un certo punto andare oltre il perdono. C'est-à-dire qu'on ne considère plus l'autre comme notre bourreau. E perché non consideriamo più l'altro come il nostro carnefice. Et à ce moment-là, on peut forcément le libérer de l'histoire. E a quel punto possiamo liberare l'altro dalla nostra storia. Et à ce moment-là, on se libère complètement de l'histoire. E a quel punto ci si libera completamente dalla storia. Il peut y avoir des guérisons extraordinaires avec ça. E ci possono essere delle guarigioni straordinarie grazie a questo. Donc le pardon. Quindi il perdono. Envers soi aussi. Verso se stessi. Et envers l'autre. E verso gli altri. Et dites-vous que si vous avez l'impression que vous avez pardonné à tout le monde ou que vous avez personne à qui vous en voulez, cherchez bien. E se ditevi che se avete l'impressione di aver perdonato tutti o di non avere problemi con nessuno. Cercate bene. Il y a toujours des petites choses. C'è sempre qualcosina che non abbiamo ancora visto. C'è sempre da imparare. Grazie per la condivisione riguardo alla questione della malattia, perché sempre per tornare a quello che viene trasmesso dalle società native, dalle culture sciamaniche, in effetti la malattia è un contenitore di senso, è iniziatica. Porta ad esplorare quella che è la storia personale dell'individuo, per cui grazie davvero perché contribuisce veramente a dare un'altra ottica a quella che può essere la malattia, non semplicemente a qualcosa che viene dall'esterno, che ci infetta, ma con un contenuto anche invisibile di cui possiamo prenderci cura sia a livello individuale che collettivo. Esattamente, confermo. C'est important, oui. Quindi questo è importante, sì. Ok, allora sembra che ci siano ancora delle domande rispetto alle forme pensiero dedicate specificatamente ad alcune malattie peculiari, quindi in particolare. Come abbiamo detto, però, sono aspetti che andrebbero approfonditi nella storia individuale di tutti. Direi che siamo a 1:20 ormai di live, di intervento e direi che possiamo ringraziarti, Anne, per la tua presenza, per il contributo che hai dato a Danzare con la Tempesta, che è stata estremamente utile e arricchente.
Et puis les personnes qui veulent des thérapeutes, on a formé des thérapeutes en Italie. Les personnes qui cercano dei terapeuti per fare un lavoro sulle forme pensiero sul sito di Anna, loro hanno formato dei terapeuti in Italia, li stanno ancora formando e quindi potete guardare sul sito, ci sono dei nomi per, nelle varie regioni. Ok, perfetto. E, bene, allora grazie di tutto. Insomma, come ieri, insomma, ho augurato la stessa cosa a Mauro Scardovelli, la auguro di nuovo anche a te, quindi spero che in futuro, insomma, quando tutto questo si sarà dissolto, ci si possa incontrare anche dal vivo, insomma. Ah, bella. Oui, super. Ma oui, moi aussi j'espère. Merci en tout cas, Alberto. Sì, anche io lo spero. Grazie mille, Alberto. Daniela. Grazie, Daniela. A notre chef technicien. Grazie al tecnico. E a notre traductrice. Paolo. E grazie alla traduttrice. On voit ta tête? No, papà. Cucù. E anche complimenti per lo sfondo su rete. Bene, allora grazie Anne e al prossimo giro, insomma. Al prossimo qua, se so. Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito. Grazie a voi per esserci state. Bene, si conclude anche oggi la seconda puntata di Danzare con la Tempesta. Come al solito rimango sempre colpito da quanta ricchezza emerge da ogni intervento. E davvero, ogni volta si aprono una serie di multisfaccettature, un ventaglio di possibilità, di approfondimenti, di ricerca, e mi auguro che questo possa accadere e ci vediamo quindi la prossima settimana, giovedì prossimo, con l'intervento di Marino El Ouresh. Non perdetevelo perché anche quello sarà estremamente interessante e lei counselor dedicherà l'intervento al sogno, appunto, perché è un aspetto che non abbiamo ancora toccato, si intitola segni e sogni del corpo e della terra, mentre invece avremo venerdì Giuliana Conforto, astrofisica ed esperta docente di meccanica classica e quantistica, che dedicherà il suo intervento agli aspetti che legano l'uomo e il cosmo, con un titolo fantastico che è Il gioco cosmico dell'uomo. Quindi, insomma, spero di rivedere tutti quanti di nuovo sul canale YouTube di Italia che Cambia e sulla pagina Facebook live alle 17:30 per giocare un po' tutti insieme ed esplorare queste tematiche che sono estremamente utili per questi momenti di difficoltà che stiamo vivendo tutti quanti. Grazie per esserci stati e